Salve, ho appena ricevuto la macchinetta da caffè da provare della Nescafè Dolce Gusto Mini Me. Questa fantastica novità che ho l'onore di provare insieme agli amici di The Insiders che mi hanno selezionato per questa campagna. Apriamola insieme, io ho già scoperchiato il tutto, ho tolto l'imballo dello scatolone con cui è arrivato il corriere ed ora apriamo insieme la macchinetta. La macchinetta sembra integra perché l'imballo è completamente intonso, come vedete. Ora spero di non fare combinare qualche pasticcio. Oh mamma mia, mi devo attrezzare. Eccomi qui, altri documenti, che bello, le istruzioni. Tutto il bel manuale. Bene, bene, bene. E questo è l'imballo della macchinetta. Eccola qui. È veramente piccina, ragazzi. È molto, molto carina. Compatta. Sembra molto solida. Adesso vediamo. Eccola qui. Profuma di nuovo. Spero si veda. Eccola qui, nuova nuova fiammante. Non vedo l'ora di provarla. Bella, bella, bella. Dovrebbe mancare il cassettino. Eccolo qui. Per il bicchiere. Niente di sconcertante. Vado a sistemarla e poi me la mostro. Eccola qui, è un bello oggetto d'arredamento, non trovate? Non vedo l'ora di provarla. Sicuramente farò un caffè buonissimo, che dite? Allora, vi ho fatto vedere la macchinetta, adesso vi faccio vedere le capsule che mi hanno mandato. Abbiamo un Marrakesh Style Tea, si vede, eccolo qua. Marrakesh Style Tea, che ha tutta l'aria di essere molto buono. Poi abbiamo un Ciococino, il nome è veramente invitante, anche l'immagine, però aspetto di provarlo. Cortado, che c'è scritto sarebbe un espresso macchiato, molto molto buono. Espresso intenso, come piace a me, credo che sarà il primo in assoluto che proverò, mi conosco. Poi abbiamo un Sical, che effettivamente non so neanche cos'è, c'è scritto Arabica Robusta. Non so se mette a fuoco, metti a fuoco. Ok, vi assicuro che c'è scritto Arabica, Arabica Robusta. Classico cappuccino. Come vedete, io stessa sono rimasta stupita, ma quando la bevanda prevede caffè, più latte, più qualcosa, danno la doppia capsula, che io credo sia una garanzia di qualità, di bontà, non so che. È una delle cose che mi ha colpito maggiormente di questa macchinetta, di queste capsule. Allora, poi abbiamo l'espresso decaffeinato, che forse è il caso che io lo prenda a volte, perché diciamo, a volte ho dei problemi a gestire la quantità industriale di caffè che consumo durante il giorno. E infine un espresso barista, Arabica Robusta, anche questo. Come vedete dal disegnino dovrebbe essere più intenso. Mannaggia, non mi mette bene a fuoco stamattina. Ai 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 ai. Come vedete, totale sono 8 confezioni di capsule, ognuna da 16 capsule ognuno. Direi che ho fatto una buona scorta per un po', dai. Vediamo quanto durano. Ora vado a mettere in funzione la macchinetta, perché c'è una procedura da seguire, come tutte le macchinette del caffè, prima del primo utilizzo.